Messaggio di Nostro Signore Gesù Cristo del mercoledì dell'11 ottobre del 2023. Amati figli del mio cuore immacolato, voi dovete pregare costantemente. Pregate come se la vita dipendesse da questo, perché sicuramente è così. Pregate, ma non temete. Miei amati figli, il vostro Signore Dio e Padre non vi ha creato per l'infelicità e per la distruzione. Siete stati creati per l'amore, dall'amore e con tutto l'amore. Figlioli, sapendo che la mia volontà per voi è tutta amore, attenetevi alle mie richieste e pregate. Pregate per questo mondo, poiché la pace lo illude. Pregate per i popoli che portano la guerra ad altri popoli. Pregate per coloro che complottano contro l'umanità. Pregate, come ho detto prima, per i vostri nemici. È facile amare e pregare per i vostri amici. Non c'è alcuna difficoltà in questo, ma pregare per i vostri nemici e per coloro che vi disprezzano è una benedizione, ed io sorrido per i vostri sforzi. Oh figli miei, pregate per i miei servi, gli apostoli di oggi. Pregate affinché rimangano spiritualmente forti per le loro anime, i loro fratelli ed i miei figli. L'acqua è pura finché non viene aggiunta una punta d'aceto, e non importa quanto piccola sia la quantità, l'acqua è contaminata. Così è con il peccato. Un piccolo peccato contamina la vostra anima. Dovete confessare anche il più piccolo dei peccati affinché possiate mantenere lo stato di grazia. Quell'acqua è contaminata e il suo ristoro inacidito. Amati figli, dovete essere puri come l'acqua di sorgente. Come potete fornire l'acqua o la bevanda o le bevande che ti fanno risparmiare se tu sei contaminato? Se siete contaminati, amati figli, sarete le mie sorgenti e attirerete gli altri a me. Le vostre parole d'amore, i vostri proclami, i proclami del mio amore e delle mie grazie salvifiche placheranno la sete di coloro che stanno morendo o le cui anime stanno morendo. Voi sarete le mie acque preziose che purificheranno gli altri in me. Amati figli, ascoltatemi. Non abbiate paura di tutto ciò che verrà, anche se queste circostanze tragiche devono arrivare. Rallegratevi dei risultati, amori miei, rallegratevi, perché questa tribolazione porterà a me tante, tante anime, ed io lo desidero. Desidero salvare tutte le anime, perché la mia crocifissione salva, ma i miei figli devono riconoscermi, pentirsi e rivolgersi assolutamente a me. È un'ultima opportunità per la misericordia. Miei amati, approfittatene al massimo. Io mi rifugio e mi diletto nei cuori di coloro che pregano. Preparatevi dunque ad aiutare gli altri a venire a me. Nei prossimi mesi
ci sarà molta confusione e sgomento. Le cose che ho detto e gli avvertimenti che mia madre ha dato a questo mondo si avvereranno. Come potete sopportare questi tempi senza il mio amore, la mia guida, la mia misericordia? Amati, iniziate oggi il vostro lavoro e portate le mie anime a perdonare, ad amare e a redimere. Portatemi le anime. Siate portatori di doni al vostro Signore Gesù Cristo. Portatemi le anime. Io cerco di salvare tutti i miei amati figli. Desidero che nessuna anima rimanga senza la mia misericordia. Portatemi le anime. Portatemi le anime. Amati figli del mio cuore ardente d'amore, io sono sempre con voi. Vi dirò ancora: abbiate fiducia in me. Abbiate fiducia in me. Abbiate fiducia in me in ogni cosa. Abbiate fiducia che io vi darò da mangiare e vi darò da bere. Abbiate fiducia che il vostro amato Gesù vi porterà conforto. Abbiate fiducia in me. Il vostro Dio amorevole che risponderà a tutte le vostre preghiere. Fidatevi di me. Abbiate fiducia in me e lasciate le cose mondane al mondo. Voi non avete bisogno di soldi e non dovete affannarvi con preoccupazioni. Io sono il provveditore di tutte le cose. Abbiate fiducia, figli miei, abbiate fiducia. Miei amati, chiedetemi quello che volete ed io vi risponderò. La vostra fede deve essere completa e la vostra fiducia in me infinita. Sposterò le correnti dei fiumi, calmerò gli oceani e farò crollare le montagne su vostra richiesta. È tutto per glorificare il Signore Dio. Salverò coloro che mi chiedete di salvare. Riporterò in vita coloro che muoiono e guarirò i malati. Fidatevi di me. Abbiate fiducia in me quando dico che io ascolto e che rispondo ad ogni preghiera e cerco la vostra piena fede nella mia parola amorevole. Figli del Sud, preparatevi. Le malattie vengono a voi e non avrete medicine fornite dall'uomo. Confidate nella vostra amata e benedetta madre. Lei ha detto di tenere pronto l'olio del buon samaritano. Allora abbiate fiducia nella sua efficacia contro queste strane e terribili malattie. Figli del Nord, voi avrete fuochi accesi su di voi, non dai cieli, ma fuochi formati dall'uomo e suscitati dall'uomo. Sicuramente i vostri nemici sono tra voi. Anche adesso che guardate in pace il resto di questo mondo. Figli dell'Est, figli del Nord, i vostri despoti diventano più forti e più vendicativi nei confronti dei miei amati figli che credono in me, il Cristo Gesù. I despoti espandono la loro influenza centimetro dopo centimetro, inconsapevoli come molti lo sono, finché il mondo intero non sarà costretto a soccombere al suo dominio. Oh figli, figli del mio cuore, voi dovete prepararvi con la preghiera costante. Anche il più devoto
verrà ingannato, quindi dovete imparare a fidarvi totalmente. Fidatevi. Fidatevi di me. Fidatevi. Cercate la guida dello Spirito Santo per darvi discernimento. Figli, voi siete miei. Siete destinati alla vita e all'amore. Non vi ho creato affinché soffriste la morte e l'oscurità di questo mondo. Non vi ho creato per questo. Sappiate che quando pregate, la mia luce dentro di voi arde più forte. E quando aprirete il vostro cuore al vostro Signore Gesù Cristo, io farò in esso una casa in cui dimorare. Dimorare. Amati figli, vi dono la mia pace. Non preoccupatevi, ma pregate, pregate, e allora sopporterete il futuro permettendomi di vivere dentro di voi. Grazie Signore, sia lode e gloria a te. Ti prego Signore, ti prego, mantieni le tue promesse Signore, ma tutto quello che hai detto. E quando ti preghiamo per la guarigione delle nostre malattie, dei nostri bisogni, ti prego Signore, pensaci tu, noi ci rimettiamo alla tua volontà. Se la tua volontà è quella di guarire i nostri corpi, i nostri mali e di sanare le nostre difficoltà, allora sia fatta la tua volontà, Signore, e pensaci tu, Padre Santo. Amen.